Buongiorno ragazzi, oggi è il momento di videocorreggere i compiti. Una videocorrezione perché? Perché non è solo una semplice correzione di compito, ma è anche un momento di spiegazione. Innestiamo un nuovo modo anche di correggere i compiti grazie a queste nuove tecnologie e quindi oggi riparto con una nuova sperimentazione, in particolare proprio per voi ragazzi di prima, in modo tale da innestare sempre di più delle novità e che potremo nei prossimi anni ampliare e sviluppare ancora meglio. Due erano gli esercizi, uno era legato ai tipi di turisti, un altro era legato a realtà rispetto a immaginario virtuale. Se sui tipi di turisti tiro subito le orecchie a tutti perché bisognava non leggere le dispense, se no è troppo facile dare le risposte, perché ovviamente c'erano nelle dispense. Nel secondo, quello da realtà a virtuale e viceversa, non essendoci le risposte, diventa ancora più interessante e poi vi racconterò anche un aneddoto che in parte vi ho anticipato nella prima parte di lezione. Partiamo subito con i tipi di turisti. Tipi di turisti che si parte con la prima slide che era legato al famose persone sulla spiaggia con l'ombrellone, tutti tranquilli che prendono sole, mare, spiaggia e fanno parte del turista cosiddetto estivo o delle 3/4S. Sì, perché una quarta S l'ho omessa appositamente proprio per fare una parte maggiore di spiegazione. La quarta S è quella di sex, come abbiamo detto, mare, sea, spiaggia, sand, sole, sun. Abbiamo la quarta S che è sex. Effettivamente esiste ormai nella diciamo così materia del marketing turistico proprio una definizione di questo turista delle 4S, dove la quarta appunto è il sex, cioè il sesso, ed è legata al turismo sessuale, pratica assolutamente abominevole che però dagli anni 60 in poi, quindi dal boom economico, è andata sempre più in voga, in particolare negli anni 70 e negli anni 80. Questo non vuol dire che agli albori del 2020 non esiste più il turista sessuale. Purtroppo esiste, ma è fortunatamente un fenomeno in regressione, ok? Il turista appunto delle 3-4S, o turista estivo, è il turista nato appunto negli anni 60 quando si finiva di lavorare nelle fabbriche. Ci sono bellissimi documentari di quando si vede la Fiat ai primi di agosto chiudere gli stabilimenti e si prende la 500, l'allora 500, vecchio stile, che ancora si vede ogni tanto in giro per le nostre strade, e si andava in Riviera Romagnola a prendere appunto sole, spiaggia, mare, relax e riposo. Questo è il primo tipologia di turista. La seconda tipologia di turista si lega invece alla cultura, quindi alla conoscenza culturale di una destinazione. Infatti è un turista che vuole conoscere, vuole imparare. Gli piace girare per le capitali, spesso fa chilometri di coda per aspettare di entrare in un museo o in un bellissimo palazzo. Poi abbiamo il turista enogastronomico ed era l'unica slide che aveva il titolo proprio per darvi l'esempio su come bisognava sviluppare l'esercizio. Il turista enogastronomico è un turista che si muove per lo più da solo, spesso nei fine settimana, perché durante la settimana lavora, ha un'altra attività, però sabato e domenica spesso si muove per cercare che cosa? Cantine, prodotti tipici o prodotti della tradizione che non è detto siano veri e propri prodotti tradizionali, ma su questo ci sarà del tempo in cui il buon collega Luca Ciurleo vi darà tutte le spiegazioni, in parte ve le sta già dando in maniera ancora una volta intuitiva come piace a me.
Poi ama mercatini a chilometro zero, guarda caso, è una persona che prende la macchina nei fine settimana, si sposta alla ricerca di queste particolari esperienze. Spesso partecipa alle visite nelle cantine, fa degli assaggi di prodotto davvero di nicchia. Ok? E poi abbiamo il turista sportivo, ma ancora meglio, chiamiamolo turista attivo. Ama camminare, vuole provare emozioni, è in perenne movimento, è il classico, la classica persona che si mette addosso uno zaino e si muove per il territorio della sua, che è destinazione del suo viaggio. Vuole scoprire camminando, muovendosi, provando da solo a scoprire il territorio, una sorta di Indiana Jones, se vogliamo, no? È il rimasuglio del viaggiatore ottocentesco di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione, che fa assolutamente parte del fenomeno turistico, anzi sta tornando, perché se vogliamo vedere, proprio in questi mesi, in questi ultimi anni, uno dei trend più in crescita è il turista outdoor cosiddetto, ma che noi traduciamo dall'inglese come fuori porta, e quindi rientra nella categoria del turista sportivo o attivo. E poi abbiamo un turista davvero particolare, in quanto è un turista che ama la cultura, ama i prodotti tipici, spesso si muove, quindi potrebbe essere sia un turista attivo, sia un turista enogastronomico, sia un turista culturale, ma nello stesso tempo ama anche il relax e il riposo, e quindi potrebbe essere addirittura un turista estivo, anche se non ama le grandi folle, e quindi cortocircuito rispetto al turista estivo o balneare, perché ama assolutamente stare nella spiaggia della Riviera Romagnola ad agosto, quando siamo tutti lì. Chi è questo turista? È un turista un po' particolare, è il turista rurale, è il turista che difficilmente si riesce a collocare rispetto a tanti altri tipi di turisti che abbiamo appena visto. Ed è un turista che ama anche muoversi in famiglia, quindi vuole scoprire e assaporare il paesaggio lentamente. Il turista rurale, molti lo chiamano anche il turista lento. E per i nostri territori, quindi il Verbano Cusio-Ossola, il Novarese, ad esempio tutta la parte delle risaie del Novarese, diventa il turista d'eccellenza. È il turista che dobbiamo sempre più ricercare, e che anche noi nel nostro piccolo, come panificatori, pasticceri eccetera, se sappiamo trasformare questa modalità di turista lento in una modalità in cui si scoprono dei sapori che non per forza devono essere territoriali, ma che diventano unici per il turista, a questo punto abbiamo fatto bingo. Perché? Perché è quello che poi andiamo realmente a vendere del nostro territorio, un sapore che da nessun'altra parte si riesce a ritrovare. Bene, ma che cosa rimane nella nostra mente? Ed ecco che passiamo alla seconda presentazione, legata appunto a reale o virtuale, o comunque tra realtà e Second Life. Second Life è un gioco che esiste, virtuale, qualcuno ha provato anche a cercarlo e qualcuno è rimasto deluso dal fatto che non ha i termini di servizio, non rispetta i termini di servizio. Beh, semplicemente rispondo sul fatto che ovviamente ci vogliono minimo 18 anni per partecipare al gioco, quindi adesso ci accontentiamo della versione del Prof. Piana di Second Life, che è molto basilare, ma se vi ricorderete di questo gioco quando avrete 18 anni, scoprirete un mondo davvero particolare e un modo davvero innovativo per presentare anche le nostre bellezze in Italia e non solo. Tra le due immagini che avevamo a disposizione del famoso Colosseo, vi do una notizia. Per chi ha votato la numero 1, quindi la foto numero 1, ha azzeccato. È
l'immagine reale. Ma come, prof? Il cielo è viola. Certo, adesso ve lo spiego. Il cielo è viola perché? Perché è stata ovviamente un'immagine ritoccata, ma alla base potete notare come le luci del Colosseo siano più calde e più reali quelle della foto 1 rispetto alla foto 2. In più anche la immagine 2 dimostra una netta separazione dei vari oggetti da un punto di vista di grafica del Colosseo, quindi le arcate sono nette, sono precise. E quindi questo ci riporta a una ricostruzione 3D, ovviamente, del Colosseo. Quindi la numero 1 è quella reale. E qui già iniziamo ad avere qualche dubbio, perché effettivamente una buona percentuale dei miei cari ragazzi in realtà ha risposto alla 2. E diventa ancora più evidente passando alla seconda slide, dove abbiamo il famoso balcone di Romeo e Giulietta, no? Dove Giulietta si affaccia a vedere il suo innamorato. Ebbene, c'è da dire una cosa: la foto numero 1 non è reale, è la foto virtuale, è una foto ricostruita. E quindi molto bene per chi ha votato la foto numero 2, perché, e lo vediamo bene sulla foto numero 1, che è una ricostruzione 3D dalla finestra che in realtà non riflette alcun cielo, ma è semplicemente una vetrata azzurra. Un'altra cosa, come al solito, è legata alla definizione, ad esempio, degli elementi ornamentali del balcone. Troppo precisi nella foto 1, molto più, se vogliamo, sporchi, fra virgolette, nella foto 2. E così cosa impariamo? Impariamo che il nostro occhio si fa facilmente e piacevolmente ingannare dalle foto ricostruite. Quindi noi, quando ci prepariamo per andare in una meta vacanziera, spesso ci facciamo guidare dalla vista, dai sensi e dalle emozioni che sprigionano spesso i cataloghi in carta patinata, per poi ritrovarci quando siamo in destinazione in situazioni che non sono realmente quella cartolina che ci hanno venduto. E quindi possiamo concludere questa veloce disamina di questo compito come il turismo è in sostanza, nel basilare, nella forma più basilare del marketing, è vendere un sogno. E questo sogno, più è bello, più è armonioso, più è in alta definizione, quindi superando di gran lunga magari la realtà, più noi saremo tentati e percepiremo quella destinazione come vera. Qui si conclude la lezione marketing turistico, trend e definizione, lasciandovi appunto con questo consiglio. Ogni volta che da ora in poi penserete di andare in vacanza o di andare a scoprire anche la vicina frazione di paese che magari non avete conosciuto, il paese vicino che non conoscete perfettamente, imparate ad andarlo a vedere con i vostri occhi, cioè muovervi direttamente. Fidatevi un po' meno delle immagini. E concludo che questo compito, questa seconda parte di slide, è stata presentata più e più volte a livello pubblico, ve lo avevo già anticipato nella scorsa lezione, come mi è stato presentato quando ero allievo nella scuola, nell'università, in promozione e gestione del turismo, dal professor Rodolfo Baggio, uno dei più importanti esperti nel settore turistico. Ebbene, su 90 nessuno alla decima domanda era presente in aula, eravamo stati tutti eliminati. Questo cosa vuol dire?
che ovviamente il mio consiglio è quello di imparare, di allenarsi sempre di più a riconoscere ciò che è reale da ciò che è virtuale, ma dall'altra parte il turismo è proprio il settore che meglio dimostra quanto il digitale e il virtuale diventa un tutt'uno con la destinazione turistica. Alla prossima!